Amanti dell'avventura, oggi parliamo della spedizione perduta. Ciao, bentornati alla recensione di Chiara. In questo video parliamo appunto della Spedizione Perduta, un gioco da 1 a 5 giocatori per una durata indicativa dai 30 ai 50 minuti, edito da Studio Supernova. Vediamo subito come si gioca, dopodiché vi aspetto in fondo al video per la mia recensione, per cui dai, tuffiamoci nel gioco! Nella spedizione perduta condurrete una squadra di tre esploratori, seguendo il cammino di Percy Fawcett sulla strada per Eldorado. Per vincere dovrete raggiungere Eldorado con almeno uno dei vostri esploratori in vita. Il gioco presenta tre modalità: cooperativa, competitiva e solitaria. Ognuna ha le proprie regole, ma molte sono in comune e le vedremo adesso. Sia nella modalità cooperativa che in solitario, i giocatori controlleranno insieme i tre esploratori. I personaggi non saranno assegnati a un giocatore specifico. Insieme dovrete sopravvivere all'avventura gestendo al meglio le risorse e la vostra esperienza. Le risorse sono cibo, munizioni e salute. Le aree dell'esperienza sono giungla, navigazione, accampamento. Ogni esploratore è uno specialista in un'area e possiede un numero di punti salute che dipende dalla difficoltà scelta. Se un esploratore perde il suo ultimo segnalino salute, muore e viene rimosso dal gioco. Se muoiono tutti gli esploratori, la partita è persa. Le carte spedizione rappresentano il percorso da fare per raggiungere l'obiettivo. Il loro numero dipende dalla difficoltà scelta e si terrà traccia della posizione del gruppo con una pedina. Le carte avventura rappresentano ciascuna un incontro nella giungla. Vengono pescate da un mazzo e messe in un percorso con regole diverse a seconda della fase e modalità di gioco. Dovrete fare in modo che i vostri esploratori riescano a sopravvivere. Le carte avranno effetti positivi o negativi, o più spesso un mix dei due. Ogni carta contiene riquadri e diverse icone che rappresentano delle azioni da fare. Il riquadro giallo va sempre attivato e le azioni contenute vanno compiute. Il riquadro rosso va attivato, ma dovrete scegliere un solo riquadro rosso tra i vari presenti sulla carta. Il riquadro blu può essere ignorato o attivato a scelta dai giocatori. Se ci sono più riquadri blu, la scelta va fatta per ogni singolo riquadro. Le icone sulle carte possono indicare di guadagnare o spendere qualcosa. Le icone nere indicano che si guadagna quel qualcosa che può essere cibo, munizioni, salute oppure esperienza. L'icona bianca significa perdere l'elemento indicato. Quando guadagnate o spendete una risorsa, quindi cibo, munizioni o salute, dovrete prendere il segnalino corrispondente dalla riserva generale. Ciascun esploratore non può avere più di 4 segnalini salute, ma non c'è limite per cibo e munizioni. Se dovete spendere un segnalino cibo, ma non lo avete, potete pagare un segnalino salute al suo posto, preso da uno degli esploratori. Se non avete munizioni, non potrete attivare un riquadro che contiene l'icona Spendi munizioni. Quando guadagnate esperienza, prendete la carta stessa e mettetela vicino ai vostri esploratori. Quando spenderete esperienza, potrete scartare una carta col simbolo corrispondente che avete ottenuto in precedenza, oppure spendere un segnalino salute da un esploratore con esperienza corrispondente, oppure spendere due segnalini salute da un altro esploratore. Attenzione, non potete spendere due segnalini salute prendendolo uno da un esploratore e uno da un altro. Oltre alle icone guadagna e spendi, sulle carte avventura sono presenti altri simboli. Il simbolo salta significa che bisogna scartare la successiva carta avventura senza applicarne gli effetti. Il simbolo scambia significa che si può scambiare due carte avventura qualsiasi più avanti nel percorso se si vuole. Rimuovi significa che bisogna scartare l'ultima carta avventura del percorso. Con aggiungi bisogna pescare una carta avventura dal mazzo e aggiungerla alla fine del percorso. Con avanza si muove la pedina in avanti sulla prossima carta spedizione. Con morte si deve rimuovere uno degli esploratori dal gioco, a prescindere dai suoi punti salute. Queste regole si applicano a tutte le modalità di gioco. Vediamo per prima la modalità cooperativa. Per iniziare a giocare, prendete tre esploratori, uno per ogni categoria di esperienza, tre munizioni e quattro segnalini cibo dalla riserva generale. Mischiate le carte avventura. Ogni giocatore prenderà quattro carte da tenere segrete. Dopodiché create un mazzo con le carte rimanenti. Se
Se giocate in due, prendete 6 carte a testa. Ci sono 3 livelli di difficoltà: facile, normale, difficile. Per la modalità facile usate 7 carte spedizione, mettendo la carta 9 in fondo e altre 6 carte prima di quella. Inoltre piazzate 4 segnalini salute su ciascun esploratore. Per la modalità normale usate tutte e 9 le carte spedizione e sempre 4 segnalini salute su ciascun esploratore. Per la modalità difficile usate 9 carte spedizione, 3 segnalini salute su ciascun esploratore e ottenete un segnalino cibo aggiuntivo. Questo è il setup della modalità normale. Piazzate una pedina sulla prima carta spedizione. Scegliete il primo giocatore casualmente e consegnategli il segnalino leader della spedizione, nonché il segnalino mattino-sera girato sulla mattina. Rimettete tutte le componenti avanzate nella scatola. Se siete in 5 giocatori, rimuovete un segnalino cibo dall'area della vostra squadra prima di iniziare. Lo scopo del gioco è raggiungere l'ultima carta spedizione con la vostra pedina prima che la squadra muoia o che il tempo si esaurisca. I giocatori potranno discutere delle tattiche e delle carte in loro possesso, ma senza rivelare i dettagli sulle carte in questione. La partita è divisa in round, a loro volta divisa in due fasi, mattina e sera. In ogni fase, i giocatori giocano a turno partendo dal primo giocatore, ossia il leader. Durante la fase della mattina, i giocatori a partire dal leader ed in senso orario dovranno giocare una carta al centro del tavolo, fino ad averne giocate 2 a testa. In 2 giocatori si dovranno giocare 3 carte a testa. Attenzione, questa informazione non è presente nel regolamento italiano. Le carte verranno poi ordinate in maniera crescente, dal valore più basso al più alto, creando così una fila visibile a tutti, che rappresenterà il percorso degli esploratori. Una volta ordinate, le carte vanno risolte da sinistra a destra, risolvendo i riquadri raffigurati. Il leader ha sempre l'ultima parola. Risolte le carte della mattina, si passa alla sera, girando il relativo segnalino, ma spendendo prima un segnalino cibo. La sera funziona in modo simile alla mattina, ma con queste differenze. I giocatori a turno e sempre partendo dal leader giocano tutte le carte rimaste loro in mano, che restano però nell'ordine in cui vengono giocate. Ogni nuova carta viene posta alla destra della precedente, senza riordinarle numericamente. Risolvete come al solito e riportate il segnalino sul lato mattina, scartando un ulteriore segnalino cibo. A questo punto è finito il round. Il segnalino leader viene passato al giocatore successivo in senso orario, poi ciascun giocatore pesca 4 nuove carte dal mazzo avventura, oppure 6 in 2 giocatori. Se il mazzo è finito, i giocatori spendono un segnalino cibo e rimiscano gli scarti per formare un nuovo mazzo. Se il mazzo si esaurisce per la seconda volta, i giocatori avranno perso la partita. La partita può finire in 3 modi. Se la pedina arriva alla città perduta, i giocatori vincono immediatamente. Se tutti e 3 gli esploratori muoiono, i giocatori perdono. Se il mazzo avventura si esaurisce per la seconda volta, i giocatori perdono. Nella modalità in solitario si seguono le stesse regole della modalità cooperativa, ma con queste differenze. Non ci sono livelli di difficoltà, si usano 3 munizioni, 3 segnalini cibo, 3 segnalini salute su ciascun esploratore e 9 carte spedizione. Si pescano a ogni round 6 carte. Le fasi mattina e sera cambiano leggermente. Nella fase mattina pescate 2 carte avventura dal mazzo e mettetele sul tavolo. Successivamente giocate 2 carte dalla mano, quindi pescate una terza carta dal mazzo. In ultimo giocate una terza carta dalla mano. Queste 6 carte vanno poi riordinate in base al numero, come al solito, e risolte da sinistra a destra. Ricordatevi di spendere un segnalino cibo fine fase. Nella fase sera, le carte restano nell'ordine in cui sono state giocate, ma ora le carte possono essere aggiunte sia all'inizio che alla fine del percorso. Iniziate giocando una carta dalla mano. Dopodiché potete o pescare una carta dal mazzo o giocare una carta dalla mano per piazzarla a destra o sinistra delle carte già presenti sul tavolo. Ripetete questa operazione fino a giocare tutte le carte dalla mano e a pescare 3 carte dal mazzo, creando quindi un percorso lungo 6 carte. Al solito risolvetele da sinistra a destra, spendendo un segnalino cibo, per tornare alla mattina. Pescate 6 carte e iniziate un nuovo round. La partita finisce nello stesso modo della modalità cooperativa.
A fine partita fate un punto per ogni segnalino cibo e munizioni che ancora possedete, un punto per ogni carta esperienza guadagnata e non utilizzata e 5 punti se non avete rimescolato il mazzo. Moltiplicate il risultato per il numero degli esploratori sopravvissuti per ottenere il vostro punteggio finale. Nella modalità competitiva si applicano le stesse regole della cooperativa, ma con queste differenze. Prima di cominciare, rimuovete dal gioco le carte avventura con un punto esclamativo nel nome. Trovate l'elenco nel regolamento. Ogni giocatore crea una sua area di gioco, prendendo un esploratore per ogni area di esperienza, 3 segnalini munizione, 3 segnalini cibo e 4 segnalini salute su ciascun esploratore. Disponete 7 carte spedizione al centro del tavolo con la città perduta alla fine e mettete una pedina per giocatore sulla prima carta spedizione. Ogni giocatore pesca 6 carte e il leader della spedizione viene scelto casualmente. Ogni round mantiene la divisione mattino e sera come al solito. Ma in entrambe le fasi i due giocatori scelgono dove piazzare la propria carta tra due percorsi, uno sopra le carte spedizione e uno sotto. Il leader della spedizione inizia sempre per primo, di mattina dovrà giocare una carta per iniziare un percorso. L'altro giocatore potrà continuare sullo stesso percorso o iniziare il secondo. I giocatori a turno giocheranno una carta alla volta in questo modo. Una volta giocate 3 carte da ciascun giocatore, ogni percorso viene ordinato in maniera crescente. A questo punto il leader può scegliere quale dei due percorsi vuole per la sua spedizione, oppure può lasciare questa scelta all'avversario. Chi sceglie il percorso ora non lo sceglierà nella fase sera. Attenzione, questa regola è sbagliata nel regolamento italiano. Il giocatore che ha scelto il percorso risolverà le sue carte per primo, poi lo farà l'avversario. Alla sera le carte al solito non verranno riordinate. Alla fine di ogni fase, entrambi i giocatori devono spendere un segnalino cibo. Alla fine di ogni round, ognuno pesca 6 carte dal mazzo e il segnalino leader passa all'altro giocatore. La partita può finire in 3 modi. Se un giocatore arriva alla città perduta, smette di risolvere il suo percorso, ma non vince immediatamente. L'altro giocatore continua la sua fase e può cercare di raggiungerlo. Se non ce la fa, al termine della fase perde. Se entrambi i giocatori raggiungono la città perduta nella stessa fase, il giocatore con più sopravvissuti vince. In caso di pareggio, vince chi aveva più carte nel percorso. Se persiste il pareggio, il giocatore che ha avuto per primo il segnalino leader ha perso. Se tutti e 3 gli esploratori di un giocatore muoiono, quel giocatore ha perso, ma l'avversario deve continuare a giocare fino alla fine della fase. Se tutti e 6 gli esploratori muoiono nella stessa fase, il giocatore più vicino alla città perduta è il vincitore. Se persiste il pareggio, il giocatore che ha avuto per primo il segnalino leader ha perso. Se il mazzo avventura si esaurisce 2 volte, il giocatore più vicino alla città perduta è il vincitore. Se c'è un pareggio, vince il giocatore con più sopravvissuti. Se persiste il pareggio, il giocatore che ha avuto per primo il segnalino leader ha perso. La versione italiana contiene anche espansioni e promo, ma quelle ve le lascio scoprire da soli. Come avete visto, la spedizione perduta ha delle regole semplici e mi sento davvero di consigliarlo a chiunque. Sostanzialmente sarete in gruppo e dovrete cercare di prendere delle decisioni, ma queste decisioni saranno tutt'altro che scontate. Nel corso della partita dovrete cercare di gestire al meglio la salute dei vostri personaggi, il cibo, le munizioni, cercare di avanzare sul percorso, ma dovrete stare attenti a non rischiare troppo. A volte rischiare potrebbe essere una cosa positiva, a volte potrebbe stravolgere positivamente la situazione, altre volte magari potrebbe causare la morte di un personaggio. Quindi insomma, il rischio purtroppo non è sempre così positivo. È anche vero che in alcuni momenti ci vorrà del coraggio, se no non sarebbe un'avventura. Tenete conto che nella modalità cooperativa dovrete cercare di cooperare tutti insieme, soprattutto di prendere le decisioni insieme. Quindi chiaramente se c'è un giocatore che prevale sugli altri, questo potrebbe essere una cosa un po' negativa. Devo dire che le mie partite sono state davvero divertenti e avvincenti. Mi sono sentita proprio nell'avventura. Ci sono state partite ovviamente in cui si è vinto abbastanza facilmente, quindi abbastanza tranquillamente. Alcune partite invece che siamo arrivati proprio lì lì per morire e quindi ancora più ansia, più agitazione, ecco, fino alla fine. E quindi obiettivamente è stato molto più divertente. Mi ricordo in particolare di una partita in cui siamo arrivati praticamente ad avere quasi tutti i personaggi
personaggi morti a parte uno e praticamente aveva pochissima vita, era pieno di ferite, però ce l'abbiamo fatta. E beh, diciamo che quella partita lì è stata una soddisfazione grandissima. Le illustrazioni poi, a parere personale, le trovo veramente molto belle, secondo me rispecchiano proprio l'ambientazione. Devo dire che la spedizione perduta mi ha colpito positivamente, mi è piaciuto veramente tanto e sì, c'è un po' il fattore fortuna che determina a volte l'andamento, diciamo, della partita, però secondo me fa proprio parte del gioco in sé. D'altra parte l'avventura, il rischio, l'arrivo appunto alla città perduta con fatica, ferite, secondo me ci sta proprio tutto. Il gioco ha delle meccaniche semplici e giocando risultano profonde e il giusto ed è per questo che mi sento di consigliarlo sia a giocatori esperti che a giocatori neofiti. In conclusione quindi non posso che consigliarvi l'acquisto della Spedizione Perduta, è un gioco che mi è piaciuto veramente tanto. Vi lascio il link in descrizione per il suo acquisto nel caso lo voleste appunto acquistare. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo con una piccola donazione su Tpi. Vi lascio il link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se avete la spedizione perduta o se lo acquisterete. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se volete restare comunque sempre aggiornati vi ricordo di seguirmi su altri social, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e anche TikTok. E con questo vi dico ciao, al prossimo video! Video.